che noi prenderemo il nostro vantaggio sulla questione dei docenti che hanno l'idoneità temporanea. E dove vado? Allora, si applica quel tipo di processo che viene concepito anche come una forma di garanzia del laboratorio prima che questo possa essere espulso dal mondo del lavoro. O chi è vicino ai requisiti pensionistici come previsti per legge andrà in pensione, oppure si potrà tentare con uno o più decreti che verranno adottati dai vari ministeri, ma il decreto che coordinerà tutto sarà quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e questo decreto prevede che dovrà essere fatto. Poi i termini che là si danno, 60 giorni, 90 giorni, 40 giorni, sono fasulli, sono ordinatori, cioè quelli se li danno per dare ma non vengono mai ottemperati in quel caso. Si dovranno individuare chiaramente le amministrazioni dove andare. Il problema è che noi sono 3 anni che cerchiamo di capire come sono le situazioni organiche nelle altre amministrazioni, ma non sono buone, non sono buone. E quindi che cosa succede? Non essendoci posto nelle altre amministrazioni, perché il posto non c'è, e di questo siamo certi, basta vedere la situazione di precariato, perché avrebbero questa situazione si intreccia in via assoluta, non relativa, in via assoluta anche con la situazione del precariato che c'è in Italia, 137.000, 150.000 insomma della scuola, che è il più rilevante, ma ci sono anche quelle del pubblico impiego, perché stiamo parlando anche del pubblico impiego. E ci sono tutte le vertenze che sono state portate avanti. C'è la Corte di Giustizia Europea che si pronuncerà come? Boh, non lo so. C'è stata una rimissione della Corte Costituzionale che, avendola letta, proprio per quanto riguarda la questione del precariato, e ha posto un dubbio, era un dubbio, per fortuna che ha posto un dubbio, perché se avesse seguito il ragionamento che faceva avrebbe legittimato la costituzionalità del precariato in Italia, quindi ha posto un dubbio, fornendo paradossalmente dei quesiti alla Corte di Giustizia Europea suggerendoci la risposta, cioè che la normativa italiana è legittima. Quindi vediamo cosa dice la Corte di Giustizia Europea. E in più c'è la procedura di infrazione adottata dall'Italia. Qua ritorniamo già a quello che ci siamo sempre detti, che l'Italia conviene più che altro pagare, e quindi poi paghiamo tutti noi, i cittadini con le tasse, le multe, che è stabilizzare. Quindi c'è anche questa bomba del precariato che circonda le varie amministrazioni. E se non trovo posto nelle altre amministrazioni, per 48 mesi avrò lo stipendio dell'80% e poi vengo licenziato. Allora, quindi voglio dire, questa è la cosa che deve essere compresa. Quindi, in quel biennio che si è presso avanti, io la chiamo zona grigia. Zona grigia vuol dire che è vero che sono anni, cioè dagli anni 90, che cercano di sbloccare questa mobilità. E tanto in Italia, ce ne parlavamo prima, sono detto una figura di se lo fanno, figura di se lo fanno. Non lo so. Io dico comunque che qualcosa sta cambiando. Il ce lo chiede l'Europa è sempre più persistente e anche invadente. Hanno messo, ribadisco, un commissario straordinario che è chiaro da quale ambito viene, no? Viene proprio da quell'ambito dell'austerità. E quindi dico, mi dispiace per voi, ma nonostante noi abbiamo vinto una battaglia importantissima, l'attenzione deve rimanere alta. Quindi la lotta non è sospesa, non è interrotta, ma continua. Quindi io vorrei che questo concetto insomma passasse in modo lineare. Poi con il ministero. No, perché purtroppo io vorrei avere torto, ma mi sa che sulle cose giuridiche finora un po' ci ho preso. Chiaramente poi c'è sempre la normativa comunitaria, no? Su cui fare riferimento, perché questa è una cosa che però deve essere valutata compiutamente, perché la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia in passato, anche qua spissi due interventi, perché discrimina insomma i disabili. Allora bisogna fare un discorso sul concetto di disabilità. Non esiste, diciamo, una normativa comunitaria che tenda ad etichettare X o Y come disabile, è abbastanza generica, quindi diciamo la possibilità di far entrare all'interno del concetto di disabilità anche chi oggi ha patologie che portano alla inidoneità permanente, a parer mio ci sono. L'articolo 5 della direttiva comunitaria cosa dice? Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati in funzione delle esigenze
delle situazioni concrete per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, o perché possono ricevere una formazione a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del lavoro non del finanziario sproporzionato. Vabbè. A parere della Commissione, nella legislazione italiana non esiste alcuna disposizione che recepisca l'obbligo generale previsto da questo articolo 5 della direttiva 2000/78. Quindi che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione europea, secondo cui insomma la legislazione italiana si applicherebbe la questione, pensiamo alla legge 104, solamente ad alcune categorie di disabili, occorre lamentare che, se è vero la nozione di handicap non è definita nella stessa direttiva 2000/78, la Corte di Giustizia europea ha già dichiarato, ai punti 38 e 39 di una sentenza dell'11 aprile 2013, quindi stiamo parlando di una sentenza recentissima, che alla luce della Convenzione dell'ONU tale nozione deve essere intesa nel senso che si riferisce ad una limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Di conseguenza, l'espressione disabile utilizzata nell'articolo 5 va valutata da certi punti e aspetti. Perché dico questa? Perché, non essendoci la categoria del ragionevole applicata alla situazione di cui noi oggi parliamo, e soprattutto per quanto riguarda la vostra vicenda, gli interrogativi sorgono. E sicuramente si potrebbe levare una sorta di barriera. È ragionevole il fatto che svolgiate voi 36 ore anziché 18, nonostante la normativa comunitaria dica che bisogna adottare misure che siano conse in un certo tipo di situazione? Non lo è. E a tal proposito voglio anche dire una cosa, che la legge, per come è stata oggi modificata, lascia intendere un passaggio proprio per quanto riguarda la questione delle 36 ore che voi svolgete, che nel momento in cui sarete chiamati a svolgere quei compiti integrativi che ha citato poc'anzi Anna Grazia, di cui parleremo dell'articolo 7, mi si dice qua che voi svolgerete attività che sono proprio del personale docente. Allora, che cosa vuol dire questo? Il contratto sulle abilitazioni non lo si applica. Mi si applica un principio di legge che mi dice che voi potete svolgere le funzioni di quell'articolo 7 che sono proprio del personale docente, e io da qua capisco che voi dovete fare l'orario del personale docente, non più le 36 ore. Questo è una cosa che io la pongo come dubbio, anche se sono più orientato verso una certezza che altro a livello interpretativo, però mi sorge, questo è un altro punto su cui noi sicuramente lavoreremo, cioè nell'itinere insomma della situazione, che è quello dell'orario di lavoro che voi svolgete. E in più questa indicazione ci viene fornita anche dalla stessa legge, quindi per quanto riguarda voi ci dicono boh, il contratto non lo si applica, allora diciamo va bene, il contratto non lo si applica, allora io voglio 18 ore, come? Visto che qua mi si dice che l'attività che voi svolgete è quella del personale docente, io voglio l'orario del personale docente. Non è che mi può prendere il contratto con le pratiche comode e poi mi dice anche che è abrogato. Quindi, vuol dire, ci forniscono, secondo me, inconsapevolmente, non è un atto bonario, delle cose su cui sicuramente ci scontreremo, quindi questo sono già sicuro. Poi, chiaramente, c'è il pregresso. Il pregresso, la dispensa di servizio, lì mi sembra chiaro che la volontà politica, perché la materia è politica, non tanto giuridica da questo punto di vista, perché nel momento in cui un atto previdenziale viene abrogato non c'è più. E quindi lì non c'è la volontà politica di collocare la dispensa del servizio. E per riportarla in essere bisogna lottare. Bisogna scrivere la norma, come si dice, oppure in questo caso togliere una riga che riporti in vigore quella disposizione che è stata abrogata. Così come la questione di chi in precedenza ha fatto volontariamente la domanda per passare data.
Anche qui diciamo i casi interessati sono pochi, per quelli che non hanno seguito i nostri suggerimenti, ovviamente nessuno obbliga nessuno a fare alcunché, libero arbitrio ci mancherebbe altro, libertà, discrezionalità, figuriamoci. Però devo dire una cosa, questa legge non ha mutato questa disposizione che già c'era in passato. Cioè, anche in passato tu presentavi l'istanza, passava data, se non la presentavi, ora è più morbida la situazione, tenue, grazie soprattutto alla lotta e alla battaglia che è stata vinta e fatta e che non è finita. In passato la situazione era diversa. Era diversa perché c'era veramente più di ora il rischio di, se non essere licenziati, sicuramente essere messi nelle condizioni di svolgere un lavoro o lontano dalla propria scuola, dalla propria attività lì come insomma operato, svolgendo un altro tipo di mansione, e non essere messo nelle condizioni di poter svolgere il mio lavoro così come ho fatto per anni, compatibilmente al mio stato di salute, così come anche certificato. Detto in breve, sicuramente avrei favorito, se non le mie dimissioni, una situazione tale che avrebbe rilevato l'incompatibilità con quel tipo di lavoro. Quindi il licenziamento probabilmente sarebbe anche arrivato da quel punto di vista, anche se non in modo immediato. Però la domanda è stata fatta su iniziativa del lavoratore. È vero che ci sono state delle organizzazioni sindacali, territoriali, più che nazionali, diciamo che è stato un po' sul vago, perché le cose cambiano e mutano spesso sui territori, c'è anche una schizofrenia, no? Tra quello che scrive un sindacato rappresentativo a livello nazionale, come è successo a Bologna recentemente sulle classi ponte, e quello che accade a livello locale, cioè è veramente una cosa incredibile. E in più c'è anche la questione dirigenziale, perché anche lì poi le voci sono spesso partite anche da parte dirigenziale. Io parlavo allora di vizio di consenso, di volontà viziata. Ebbene, la condizione sine qua non che io ponevo per poter realizzare un'azione era quella di abrogare quel tipo di passaggio, cioè che la domanda per passare a data non doveva più emergere nel nuovo testo legislativo. Purtroppo emerge. Questo cosa vuol dire? Che dal punto di vista giuridico le possibilità, a parer mio, di ottenere qualcosa sono minime. Si può provare a chiedere al MIUR, al commissario Stefanoni, se vedrà, tramite più che una diffida, io direi un'istanza, di rivedere la posizione di chi con volontà condizionata ha fatto questo tipo di passaggio. Però non posso, essendo come già Nicoletta ti avevo anche detto, rispondo a te per rispondere a tutti, che io la condizione che avevo posto, io ripeto, non sono la voce della verità, ripeto, sono anni che seguo questa vicenda e ho fornito delle indicazioni che sono state anche utili, però ci esistono 300.000 avvocati, anzi 250.000 per la precisione. Esistono tanti giuristi, tanti esperti, ognuno può dare la sua interpretazione. La mia interpretazione è che, visto anche il quadro giuridico generale che c'è, non vedo con quella norma che è rimasta la possibilità di poter ottenere in tribunale in via generica una vittoria. Poi nello specifico si andrà a vedere. Quindi quello che io suggerisco all'organizzazione è in via generica, perché poi ripeto le situazioni sono molto eterogenee, di chiedere a MIUR di rivedere su istanza che eventualmente potrà produrre il lavoratore la situazione di chi già su volontà, mettiamola così, condizionata, perché poi va approvata la cosa, cioè lì andare a provare è complicato, ci sono testimoni e ci sono tutta una serie di situazioni che non è che ti arrivano così, soprattutto quando si ha a che fare con i sindacati di un certo tipo, ecco. Il problema è quello. Quindi noi, voglio dire, non facciamo miracoli, neanche credere in miracoli, quindi, perché sono laico e ateo, però dico che abbiamo finora fatto tanto, grazie a voi soprattutto, se non per voi. Ma bisogna continuare a insistere. A livello normativo, quindi, a livello normativo e tramite la lotta, perché, ripeto, questo è il mio modello di battaglia, questo è il mio modo di concepire il diritto, cioè questo è il modello
che stiamo portando avanti. Prevede, uno, quindi per ricapitolare, la questione privacy e delibera con le docenti per le commissioni mediche, cercare di bloccare quella situazione. Due, la questione orario di lavoro. Tre, per la questione pregressa, questo per quanto riguarda sempre i docenti, sto parlando, rivedere la posizione di chi su volontà viziata o condizionata ha prodotto quel tipo di domanda. Per quanto riguarda il resto, ovvero la mobilità intercompartimentale e il rinnovo del contratto, noi manterremo la vigilanza alta e verificheremo quello che accadrà, perché al momento c'è una norma generica, però io fino a quando no, cioè, i famosi decreti attuativi, che in questo caso andranno anche fatti, al momento parliamo di nulla, parliamo di una norma che c'è e ci possono inserire di tutto. Io vi ho spiegato quali sono le situazioni e soprattutto qual è la norma essenziale di collegamento, e mi farebbe piacere che voi, prima degli altri vostri colleghi a questo punto, perché mi sa che non l'hanno mica capito quello che sta accadendo, che la norma dell'eccedenza è stata introdotta nella scuola, e questo vuol dire che nella scuola si potrà licenziare, è stata perfezionata questa cosa dal governo Letta con il ministro dell'istruzione Carrozza, che voi fossi primi a sollevare questo tipo di problematica collegandola, anche perché possibilmente, non so, cioè non voglio creare diciamo, c'è il rischio che la cosa possa anche cadere in futuro in determinate situazioni che vi possono anche riguardare. Quindi andiamo avanti così come abbiamo fatto finora, sperando che, insomma, io ripeto quello che mi riconduca a quello che ho detto all'inizio, l'attenzione, mi dispiace, sarebbe bello, no, andare a festeggiare per aver vinto completamente, vinto una battaglia, ma noi vogliamo vincere, come possiamo chiamare, per fare un po' di demagogia, che ogni tanto ci sta la guerra, no? Ecco, combattiamo per vincere la guerra, non ci accontentiamo di aver vinto una battaglia, punto. Volevo solo dire una cosa, noi siamo partiti sin dal primo convegno fatto a Roma nel 2012 e che i docenti utilizzati in altri compiti non sono eccedenze. Questo è il nostro presupposto e l'abbiamo sempre dimenticato, e abbiamo infatti sempre detto che loro si stavano apprestando a spostare da un posto occupato, no? Perché quello su cui sono i docenti idonei ad altri compiti in biblioteca è un posto, non è un'eccedenza, e i laboratori didattici e comunque il supporto all'offerta formativa è prestato in relazione ad un posto specifico, che non è un posto di docenza frontale, ma è un posto normativamente previsto, perché contrattualmente previsto, cioè l'utilizzazione è un istituto contrattuale che ha creato un posto, che è quello di biblioteca, che è quello di laboratori e quant'altro. Quindi io la questione delle eccedenze non la considero nello stesso modo di Marco, proprio perché il mio presupposto è stato questo e all'amministrazione l'ho sempre rappresentato. Questo per dire, però poi sono le interlocuzioni, no, che creano ovviamente discussione e quindi elaborazione e quindi possibilità di riposizionamento del tutto. Sì, infatti, è uno dei punti, infatti lo stesso Marco l'ha inserito esattamente come punto della nostra diffida, quella che facemmo già nel luglio del 2011, la prima diffida in assoluto. L'altra questione, che è quella dell'orario, che noi abbiamo sollevato anche proprio in uno dei primi convegni, cosa sulla quale nessuno era stato d'accordo e poi adesso tutti la rivendicano, e che però io ho sempre detto che noi avremmo sollevato la questione e dopo aver ottenuto una posizione stabile un po' più definitiva, perché comunque è anche questo un istituto contrattuale. Cioè il fatto che il personale idoneo ad altri compiti sia utilizzato sulle 36 ore e non è un abuso
del dirigente scolastico o del DSGA è previsto contrattualmente e nell'ultimo contratto collettivo nazionale integrativo del 2008 è ripetuto, no? Quindi è ribadito in quel contratto. Ora, questo naturalmente non significa che noi non dobbiamo fare delle critiche serrate a chi ha firmato un contratto del genere, perché aver solo pensato, ipotizzato che dei colleghi che hanno delle patologie per punizione invece che 18 ore lavorano per 36 ore, devo dire, è soltanto una mente perversa può concepire una cosa del genere. E quindi intanto io dico sempre, implicitamente si dice che i docenti lavorano 36 ore, perché se io appena risposto per 36 ore, pure se rimangono docenti dichiarati, vuol dire che mi stai riconoscendo che c'è quantomeno un sommerso per i docenti che vale tanto quanto, ma questo non perché non si debba fare, cioè si mette in discussione il lavoro che comunque fanno gli amministrativi e tecnici, che poi è di 36 ore, ma perché sono funzioni diverse, ovviamente. Quindi mi dovessi semmai computare le 80 ore che io non svolgo, no? Perché quelle fanno parte comunque dell'orario della funzione docente, però non mi puoi far svolgere 36 ore. Però io starei anche qui attenta a sollevare adesso, no? Una rivendicazione di questo tipo, se non nelle discussioni che comunque facciamo, perché noi comunque lo inseriamo sempre. Peraltro i colleghi idonei ad altri compiti lavorano non 18 ma 36 ore, e voi organizzazioni sindacali siete quelle che avete firmato un contratto del genere, quindi voi avete anche una doppia responsabilità rispetto a questa cosa, che è una cosa che bisogna insomma in qualche modo stigmatizzare. Ecco, solo queste due questioni. E ho posto delle domande sulla nostra situazione legate ovviamente alla risoluzione della questione dei docenti idonei, che però comunque, sapendo che avrebbe trovato soluzione almeno per quanto riguarda lo svincolo dei nostri costi al 1 gennaio del 2014, comunque avrebbe comportato questo periodo di transizione, quindi noi siamo ancora una volta nominati con supplenze, quindi su nomina da vecchio diritto, che comportano tutta una serie di problemi nella gestione dei contratti e dei diritti che questo tipo di contratto si porta dietro. E ovviamente il problema principale è che ancora ad oggi non sappiamo, non conosciamo l'entità dei contingenti di posti per gli anni scolastici che sono stati interessati dal blocco delle missioni in ruolo, appunto il 2012-2013 e il 2013-2014. Ieri è uscito un comunicato della CGIL in cui si dava conto dell'incontro avuto con tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in cui tra le altre cose quello che a me ha colpito è stata la notizia della certificazione di un risparmio di 120 milioni di euro per l'anno 2012. Ora, questa cosa a mio avviso non è un buon segno per noi, perché significa che molto probabilmente le immissioni in ruolo che noi chiedevamo appunto per quell'anno scolastico, il 12-13, cioè il primo anno per cui ha avuto effetto la spending review, probabilmente non le avremo. Invece era una delle cose che io insieme a tutti i colleghi insomma che hanno lavorato sulle nostre richieste come COPAS chiedevamo, perché ovviamente nel momento in cui viene meno il vincolo che congelava i costi, a partire, a decorrere dal 1 settembre 2012, in maniera retroattiva tutti quei posti tornavano disponibili per l'immissione in ruolo degli assistenti amministrativi e tecnici. A maggior ragione se è notizia di qualche giorno fa, i sindacati, la prima organizzazione che ha fatto questo tipo di comunicato è la UIL, ma vedrete che seguiranno gli altri, chiede contestualmente alle missioni in ruolo dei precari ACA, amministrativi e tecnici, anche l'attivazione della mobilità, verticale dei profili, da profili inferiore a profili superiore, cioè la famigerata mobilità dei collaboratori scolastici fino a nostri posti. Ancora una volta noi rischiamo di vedere sottratti, tra l'altro il 40% del contingente, si parla di circa 4.000 posti,
attualmente congelati a livello nazionale, per cui sarebbero 2.400 posti che rischiano di andare alla mobilità, e non credo che questa cosa possa essere accettata comunque sotto il nostro silenzio. Anche 40%, sì. 4.000 sotto 1.400, il 40% di 4.000. 40, 50, 70, 80 milioni. Non so perché me ne capisci mette questo numero. Perché erano quelli che restavano, perciò. Sì. 2003, chiedo scusa. Tutti i numeri. Eppure non sono uno spirito matematico per me. Aspettate, questo è il filo. Quindi cosa stavo dicendo? La mobilità dei collaboratori. Ora, la questione che io tra l'altro ho già anticipato a Marco, e chiedevo appunto un suo parere legale, e se possiamo invece rivendicare un blocco di questa dell'applicazione del contratto, perché ciò non può avvenire retroattivamente. Per cui dire, voi comunque avete certificato un risparmio per quell'anno scolastico di 120 milioni di euro, per cui i ruoli per quell'anno scolastico non li potete dare, ma il contingente di costi del 12-13 comunque deve rimanere bloccato e dato alle emissioni ruolo dei precari, per cui quel 40% non potete applicare. Sul 13-14 non so se possiamo, perché nel corso dell'anno avviene l'abrogazione della norma che li bloccava, per cui non so se è tutto possibile avanzare un tipo di richiesta o tentare un tipo di battaglia di questo tipo, però almeno sull'anno scolastico del 2012-2013 potremmo tentare, perché appunto non è possibile che loro possano applicare in maniera retroattiva appunto un accantonamento su dei posti che non erano destinati a, non erano vacanti disponibili perché erano destinati agli inidonei, per cui se noi riusciamo almeno ad evitare questo scempio è già qualcosa. E poi ovviamente chiedere le dimissioni ruoli nel corso di questo anno scolastico, cosa di cui ancora non si parla. Infatti il problema è che la normativa prevede che l'elenco dei posti disponibili per l'anno successivo deve essere affisso all'albo dell'ufficio territorialmente competente entro il termine annualmente predisposto dall'ordinanza ministeriale dei trasferimenti. Questo significa l'estate. Ovviamente, essendo in vigore la spending review, noi non abbiamo avuto nessuna pubblicazione dei posti disponibili, quindi non sappiamo effettivamente quali quanti sono e dove sono, come sono distribuiti questi posti, se non in linee generali. E ora, le questioni di cui si discute sono legate all'eventuale vostra intenzione di transitare volontariamente, perché poi sui territori appunto a livello nazionale ci sono delle indicazioni, dei comunicati, poi sui territori sindacalisti appunto, che operano nelle varie sedi dicono o danno consigli appunto in direzione opposta e contraria rispetto magari a quelli che possono essere i comunicati che leggiamo sui siti delle varie organizzazioni sindacali. Quindi dicono appunto aspettiamo di sapere quanti docenti idonei vogliono transitare di posti ATA per sapere quali sono quelli disponibili, quando sappiamo benissimo che fino al 2016 nessuno ha intenzione di fare passaggio volontario, perché ovviamente se non l'abbiamo fatta fare questa battaglia, quindi è ridicolo avanzare questo tipo di dubbio sulla disponibilità dei posti. E quindi questo appunto per quanto riguarda i contingenti, attualmente ancora non sono stati comunicati dati. Sappiamo che nei giorni scorsi è stata data la bozza del decreto attuativo che riguarda appunto la gestione di questo triennio, perché in questo triennio fino al 2016 dovrà essere anche organizzato questo piano triennale di dimissioni e ruolo, quindi capire poi come verranno distribuite. Si parla di un contingente di 16.000 posti di cui dovremmo gioire, ma in realtà sono le briciole, perché se considerate che nel 2012 i posti erano 7.200 solo per quell'anno scolastico, e a causa dell'effetto della spending review diventarono 5.300 circa, e questi 5.300 tra l'altro sono andati ai ruoli, perché i collaboratori scolastici ad agosto 2013 hanno preso i ruoli per l'anno scolastico 2012-2013, quindi per loro è stata fatta un'operazione di questo tipo.
Al solito gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici sono rimasti a bocca asciutta. Quindi questi 1900, all'incirca 1700-1900 posti, non si sa che fine hanno fatto, dovrebbero essere appunto congelati, ma sappiamo, come ci hanno anche dimostrato le colleghe dell'Aquila, molti di questi posti sono stati in realtà attaccati, pur essendo congelati, dalle mobilità diciamo orizzontali sui vari profili, per cui il personale ADA di profili o inferiori o equivalenti hanno fatto di volo, hanno fatto domanda di passaggio su quei posti congelati, e questo ovviamente anche perché Marco l'estate scorsa aveva già mandato la diffida al NOR, perché quei posti comunque non potevano essere utilizzati, erano, non erano disponibili in ogni caso, quindi non, erano, non è possibile attribuire in nessun caso o secondo nessuna procedura di mobilità. Erano congelati i titolari, cioè, ma non per gli altri. Ma non per gli altri. Quindi loro, ne parlerà dopo Patrizia, hanno fatto un ricorso al TAR ed è in corso, adesso aspettano il 2 dicembre, se non sbaglio, a vedere la, la, la risposta. TAR? Dove l'avete fatto? Patrizia, vai un attimo. E per quanto riguarda sempre i precari, adesso nella, nella legge 128, adesso non ricordo l'articolo, il comma, è passato anche l'approvazione del salva precari, e questo anche qui non sappiamo in che termini, in che misura e come verrà, se, se si rifarà ai, ai... No, perché a me grazie quando parlo di salva precari si arrabbia sempre, quindi già mi sono sentita in testa, sì, sì, sono la sua piazza personale. No, in realtà appunto spero che almeno, adesso non so, non sappiamo, non conosciamo ancora in che maniera si intende applicare, non so, vero, salva precari, sia per il personale docente che ATA. Spero almeno che finalmente, visto che il regolamento delle supplenze sappiamo debba essere rivisto per il personale ATA, ancora non è stato modificato, che almeno finalmente ci riconoscano gli elenchi prioritari per l'assegnazione delle supplenze, perché nel momento in cui verranno in corso d'anno, spero in corso d'anno, dati i ruoli, tutti i precari che occupano le posizioni più basse in graduatoria rischiano ancora una volta di trovarsi senza lavoro come l'anno scorso. Per cui adesso aspettiamo di vedere sia i decreti attuativi che poi le varie ordinanze che il Ministero predisporrà e vedremo cosa aspettarci. E su questo poi vediamo eventualmente se possiamo chiedere un incontro, Anna Grazia, sulla, sulla questione della gestione del, delle riconvocazioni, poi eventualmente possiamo chiedere chiarimenti al Ministero, chiedere un incontro, come abbiamo detto. Nel caso in cui venissero dati i ruoli in corso d'anno. Ah, sì. Nel caso, ma prima delle convocazioni non vogliamo fare una carratina al Ministero? Per quanto solo dire un'ultima cosa, per quanto riguarda le nomine aventi diritto, ora noi sappiamo benissimo che quest'anno è stato fatto un grossissimo strappo al contratto, al regolamento rispetto alla normativa che riguarda il reclutamento, perché il Ministero, e ce lo ha confermato il dottor Chiappetta e De Angelis a settembre quando noi siamo andati e poi in quell'occasione abbiamo pure parlato del Ministro, ci ha detto che sono state le organizzazioni sindacali in maniera diciamo congiunta a chiedere che venisse data possibilità al personale di ruolo di avvalersi dell'articolo 59, nonostante per potersi avvalere di questo articolo il contratto che prevede al personale di ruolo, collaboratori scolastici in particolar modo, di poter prendere supplenze, l'articolo 59 lo consente solo nel caso in cui si tratti di posti al 30 giugno e al 31 agosto. Sappiamo bene che le nostre nomine sono ancora una volta venite diritto sul posto vacante, ma erano appunto legate alla risoluzione della questione dei docenti di donne, per cui i sindacati hanno chiesto e ottenuto questa deroga al rispetto del contratto e al regolamento delle supplenze, ma poi hanno lasciato noi come al solito nel limbo. Per cui mentre il personale di ruolo che aveva già un posto di lavoro garantito ha tolto la supplenza ad altri precari, perché quei posti andavano altrimenti a dei lavoratori senza altro reddito, gli assistenti amministrativi e tecnici sono ritrovati
trovati con tutti gli svantaggi di questo tipo di nomina, per cui il pagamento del primo stipendio si spera che sia già avvenuto, ma molti ancora aspettano, perché come al solito questo tipo di supplenza ha da parte della ragioneria territoriale un trattamento discriminatorio. E automaticamente è stato vincolante rispetto alla possibilità di scegliere altri tipi di supplenza, perché avendo una supplenza di questo tipo non si poteva accettare una supplenza migliorativa, e noi invece abbiamo chiesto già da settembre che si potesse eventualmente rinunciare, anche perché almeno quest'anno è stato il provveditorato a chiamare su supplenza nel diritto. Questa è stata la nostra vittoria, perché l'anno scorso sappiamo bene che con l'incorporazione delle dirigenze sono successe infinite ingiustizie e discriminazioni nella possibilità di avere un incarico, e appunto anche questa è un'altra questione che è rimasta aperta da definire, perché nel caso in cui nel provvedimento salvo precari ci sia la possibilità, come nelle precedenti ordinanze, che ci sia riconoscimento giuridico per personale precario storico che non ha avuto incarichi negli anni precedenti, di avere almeno il riconoscimento giuridico, allora questa significherebbe essere una sanatoria delle ingiustizie che abbiamo subito l'anno scorso e anche quest'anno, perché in quella maniera il mancato riconoscimento del servizio del punteggio verrebbe sanato dal riconoscimento dell'ordinanza stata penale, ma ancora non sappiamo se questa cosa verrà inserita. Nel caso in cui ciò non avvenga, noi avevamo pronto un ricorso, perché sappiamo appunto che nel momento in cui a maggior ragione si sta predisponendo un piano triennale di immissione in ruolo, ci sono persone che l'anno scorso non hanno avuto incarichi e hanno perso 6 punti, quest'anno di conseguenza hanno perso altre convocazioni, perché quel mancato riconoscimento di punteggio ha comportato una situazione migratoria più svantaggiosa, sono stati superati da altri colleghi che hanno avuto la possibilità di avere incarichi al loro posto, perché non è stata rispettata la carica permanente. Quindi vedremo nel caso in cui ciò resti, la situazione resti questa, di procedere per dei legami, perché comunque la situazione è rimasta comunque non risolta. C'è sempre il problema del diritto allo studio, perché con nomina di diritto non si può accedere ai permessi per il diritto allo studio, e questa è un'altra cosa che chiederemo. E poi è rimasta ancora da vedere la questione del pagamento delle ferie, perché ancora non ho visto se sono uscite delle note recenti lì, da questo magari lo sai tu, perché io adesso lavoro come assistente tecnico amministrativo, quindi non sono un giornalissimo. E anche lì io personalmente, trovandomi nella stessa storia di servizio dell'anno scorso, ho chiesto nel caso in cui arrivi il diniego di pagamento, non so se deve arrivare o meno una risposta alla ragioneria, ho chiesto di non perdere quelle ferie ma di poterle subire in questo anno scolastico. In realtà la CSGA mi ha detto che poiché non esiste un precedente, perché tra l'altro per i precari non è previsto che ci si possa portare le ferie l'anno successivo, però essendo una situazione particolare, vedremo se questa cosa possiamo eventualmente dimenticarla, in maniera tale che almeno chi ha chiesto il pagamento e non l'avrà riconosciuto non perda i giorni di ferie e possa almeno subirne. Quindi essendo caduta quella norma, conseguentemente andrebbe applicato il regime giuridico che sussisteva ex ante, cioè prima. Però il problema è che quel regime giuridico è stato modificato da altre situazioni, tipo quelli dei casi che ora tu mi hai prospettato: chi ha avuto punteggio in più, chi non l'ha avuto solo perché è stato chiamato dalla scuola X perché era ancora graduatorio e quindi gli è andata bene rispetto ad altri. Quindi voglio dire, è una situazione, il tipico caos nostrano, ma sicuramente c'è una forma di ingiustizia e sicuramente anche di illegittimità. E qua quando mi si chiede di blindare quelle contingente, l'anno scolastico 2012-2013, bene, però chiaramente noi dobbiamo tenere conto anche di una cosa, che questa norma, quindi un contingente anche variabile, dobbiamo tenerlo conto a fare data da quando la norma della spending review entrava. No, infatti bisogna bloccare il periodo temporale, poi teniamo conto che
il passaggio dato ancora è possibile su domanda, però noi ci interessa solo la questione del fatto del passaggio obbligatorio, che non c'è più. Là sì, bisogna fare un tornello del tempo, cioè bisogna vedere com'era la situazione prima dell'entrata in vigore del comma 15 del decreto legge numero 98, vedere com'era la situazione degli organici e capire chi aveva diritto a cosa. Teoricamente si dovrebbe ripartire da quella situazione, però ripeto, è una situazione che ha visto la posizione di molti essere migliorata, anche in altri casi no. E quindi capisci qual è il problema, che va analizzata, no, bisogna capire anche quali sono le posizioni che si vanno a ledere. Cioè, a me, io quello che penso, noi andiamo a tutelare i diritti, sì, ma qual è la posizione che andiamo a ledere? Cioè, tenendo conto di quella situazione vigente l'anno scolastico 2012-2013. Poi per la questione ferie, vabbè, il contratto ti dice entro quanto il periodo in cui vanno usufruite, cioè non è che il problema delle ferie, è che c'è la norma sempre della legge di stabilità pregressa, che non siamo riusciti a modificare in Parlamento, che in sostanza ti impone l'obbligo temporale entro cui tu devi usufruire il periodo delle ferie, e dopodiché c'è il periodo del divieto di monetizzazione. Che rimane solo per quelli limitatamente, cioè se tu non riesci, quindi anche lì bisognerebbe vedere se si riesce ad incastrare con quelli limitatamente, cioè se tu non riesci a coprire le ferie di quel diritto, sì, nel periodo delle sospensioni di attività didattica, la differenza ti andrebbe per diritto monetizzata. A parte il pregresso che chiaramente non è stato monetizzato, lì è un contenzioso a parte che si porterà avanti, ma là, ripeto, è una questione di scelta di lotta politica, perché in tribunale vai e è difficile che perdi quella causa, perché quello è un diritto acquisito, ti va pagato, appunto. Però lì andrebbe gestita sindacalmente, ma sarebbe bello vedere anche un'azione spontanea da parte dei lavoratori precari che hanno, salvo eccezioni, ovviamente, che per fortuna ci sono, per fortuna, hanno relegato tutto a... è una scelta legittima ai ricorsi, però ripeto, non basta, anche perché è importante avere anche la pressione della piazza finché, insomma, i giudici possono anche capire, beh ragazzi, poi la cosa è sentita, qui la cosa è effettivamente giusta, anche perché quando tu sei chiuso dentro i libri, dentro le leggi, dentro le cose, cioè non riesci sempre a comprendere bene i meccanismi complessi che sono della scuola, perché la scuola è molto complessa a livello giuridico e a livello normativo. Quindi io ti dico che soprattutto il punto 1, noi dovremmo chiedere a MIUR l'elenco, quello di allora. Sì, sì, ce l'abbiamo, perché erano i posti che non bastavano per i docenti, esatto, di domani. E capire come sono state. Siccome ci sono poi altre domande e altri interventi prima, facciamo tanti interventi e poi entriamo nel merito del contenzioso, perché devono intervenire sia Patrizia sia Rina, e poi qualcuno aveva detto gli anni, e negli anni purtroppo lo stiamo.